Ciao a tutti giovani, io sono Mario Gioi10 e bentornati in questo nuovissimo video vlog qua sul mio canale. Allora ragazzi, in questo video vi farò il pre-partita di Trapani-Rende che si giocherà oggi, ovvero domenica, anche se io lo sto registrando questo video sabato, subito dopo il video e delle foto che ho fatto con i calciatori del Trapani. Allora, vi raccomando, per questo video spolliciate subito ed iscrivetevi al canale se volete che vi porti altri video riguardanti il Trapani, perché vedo che vanno molto molto bene, fanno tante tante visual e tanti like e oltre, vabbè, perché ovviamente vi piacciono. Allora ragazzi, in questo video, appunto come ogni pre-partita, parleremo un po' e degli scontri che hanno avuto le due squadre, delle formazioni, e degli indisponibili, insomma, parleremo un po' di tutto. E allora, ragazzi, partiamo subito che le due squadre si sono scontrate parecchie volte in Serie C, nel girone C, con quasi sempre, se non per una volta barra due, la vittoria del Rende, ma il Trapani contro il Rende è sempre favorito, è sempre partito favorito ed ha quasi praticamente vinto sempre, partendo appunto da quando giocammo in casa contro il Rende, che vincemmo 4-1, e fuori casa vincemmo 1-0 nel 2017, anche. E nel 2018-2019 vincemmo anche molte volte contro il Rende, andata e ritorno. Insomma, partiamo favoriti, diciamo la verità, partiamo favoriti per quella che è questa partita, ma mai sottovalutare le squadre, anche perché contro il Città di Sant'Agata anche partivamo nettamente favoriti. Il Città di Sant'Agata è una squadra che si gioca e che si gioca teoricamente il campionato per salvarsi, invece adesso inizia campionato. Ripeto, ancora inizio campionato, la troviamo al quinto posto. Noi ci troviamo momentaneamente al 13° posto. Ma perché? Perché abbiamo vinto solo una partita su due, perché l'altra abbiamo persa. E abbiamo due partite da recuperare per positività di un nostro calciatore. Quindi è per questo che siamo a 3 punti. Se no già secondo me a 9 punti ci saremmo sicuramente. 9-10 punti li avremmo fatti sicuramente. Due vittorie e un pareggio, vabbè. Allora, appunto, partiamo favoriti, ma mai sottovalutare le squadre un po' più piccole, anche se Rende comunque non è come il Città di Sant'Agata, è più pericoloso, anche se l'anno scorso si è salvato a fine campionato, arrivando, se non sbaglio, 17esimo e 16esimo, adesso non mi ricordo proprio bene, però comunque l'anno scorso si è salvato, insomma, al pelo. Quindi speriamo che anche quest'anno non faccia un buon campionato e che domani per me, oggi per voi, insomma, vinciamo questa partita. La probabile formazione per il Trapani ormai è diventata un meme che io ve la dico sempre sbagliata. Ragazzi, sul sito Facebook del Trapani, esattamente 2 ore fa, sono uscite le formazioni. Cioè, le formazioni, non le formazioni, i convocati, ecco. La formazione, l'hanno detto pure a Telesud, non mi rompete se sbaglio perché stavolta l'hanno detto tutti, dovrebbe essere un 3-4-3 con la difesa a 3 composta da Maltese, Bruno e Munoz, Pagliarulo che manca e non so perché. E sapete che magari, dato che hanno detto che c'è stato un giocatore positivo al Covid, non credo che il capitano manchi così. Non è che è proprio lui che è positivo al Covid, ovvero il nostro capitano Luca Pagliarulo, perché ovviamente non ci è stato detto che è stato positivo al Covid. Ci sono detto un giocatore del Trapani è stato positivo al Covid, ma non ci ha detto chi, la società Granata. E quindi siamo rimasti un po' così, però comunque lui non sarà convocato e non ci sarà, chissà se sarà in tribuna o se ne sarà a casa a vedere la partita. Invece i convocati in porta saranno Cultraro, Recchia e Di Maggio. In difesa, vabbè, ci saranno convocati Galfano, Maltese, Munoz, Bruno. Insomma, questi qua a centrocampo invece di convocati ci saranno Pace, Santarpia, Sabella,
Sami, Steven Meti, Buffa e questi. E poi in attacco dovrebbe esserci Gatto che rientra. Ragazzi, alleluia che Gatto è rientrato. Poi in attacco ci sarà Musso, Tedesco, De Felice, Francesco De Felice e poi se non sbaglio anche Pedicone e Vitale. Ragazzi, questi appunto sono stati i convocati. Ripeto, il Trapani parte favorito e vi dico subito al volo la formazione e con cui dovrebbe essere il rende, dovrebbe essere, non è sicuro, un 4-3-3 o un 4-4-2 o con gli attaccanti a 3 o con tre attaccanti oppure con due attaccanti. Quindi non sappiamo i convocati perché ovviamente non è che sono un appassionato del rende come il Trapani e so chi ha in rosa. So solamente che i moduli probabilmente per il rende saranno 4-3-3 o 4-4-2, ma non è che mi vado a informare sulla rosa del rende. Capiamoci, no? Quindi queste qua saranno le due formazioni, vi ho detto i convocati per il Trapani, non ho fatto lo stesso per il Rende perché non so il nome, i nomi insomma dei calciatori. La partita come sempre verrà trasmessa, se non sbaglio, in una diretta sempre sul canale Facebook del Trapani oppure per i radioascoltatori sarà ascoltabile, disponibile anche su Radio 102. Io ragazzi probabilmente l'andrò a vedere allo stadio, sarò in gratinata come l'ultima volta e speriamo che dopo un anno e mezzo ritorni a esultare per questo Trapani, anzi per questo FC Trapani 1905. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi i miei prossimi video. E noi ragazzi ci rivediamo a un prossimo video vlog qua sul canale. Ciao!